Questa volta mi trovo presso lo stand espositivo dell'azienda OSV e sono con il dottor Fausto Barbi perché dobbiamo presentare un progetto importante legato al comparto del mondo idrico. Sì, è un progetto, il nostro progetto è sul finanziamento del 7th Framework Program della Comunità Europea, è un progetto di ricerca. Abbiamo sviluppato un sistema intelligente che tramite una serie di sensori e di nodi distribuiti nel campo raccolgono tutti i dati, questi raccolgono i dati dell'umidità del terreno e vengono inviati a un gateway, il quale trasmette via GPRS, un server, tutte queste informazioni vengono successivamente elaborate e noi possiamo accedere a queste informazioni tramite web, tramite un programma come può essere un browser qualsiasi, potremo avere tutte le informazioni relative al nostro campo e vedere la necessità idrica delle nostre piante e provvedere di conseguenza oppure lasciare al sistema stesso automaticamente che gestisca il nostro impianto. È legato a delle particolari colture o può essere applicato su vasta scala? Può essere applicato su tutte le colture, chiaramente le colture che hanno maggior reddito sono le prime a essere interessate, ecco, a questo sistema. È un progetto che è già insomma di pronto utilizzo o siamo ancora in fase embrionale? Siamo a metà, oltre la seconda metà del progetto, stiamo ultimando le prove, giusto quest'anno abbiamo fatto diverse prove in Italia, in Estonia, in Spagna e stiamo mettendo a punto ancora maggiormente questo progetto perché questo prodotto perché ha bisogno di essere testato e verificato prima di arrivare sul mercato, chiaramente. Per ampliare la conoscenza del progetto, con me il signor John O'Flaherty, al quale chiedo come è stato sviluppato il progetto. Well, the project began about 3 years ago as a research project where a number of small companies worked with research centers. And we developed, or the research centers developed the basic technology. And then about a year and a half ago, we began the second project where the purpose is to demonstrate the use of the system in real sites across Europe with real growers who are also partners in the project. Do you think the project can be put on the market in Italy as well as in the rest of Europe? Sì, assolutamente sì. Abbiamo un consorzio di 10 partner di 8 paesi europei. Siamo presenti anche in Italia, ma poi ci sono i partner anche degli altri paesi europei. Quindi l'obiettivo del progetto è di avere 6 siti dimostrativi che ci permetteranno poi di lanciarci su tutto il mercato europeo.